Stiamo parlando di una crono qualsiasi, ma di una crono che vedendo il percorso si preannuncia bella complessa. Ultimo c'è il mio aspetto rilevante sollevato da questo Tour de France, che non è un aspetto che ha a che fare con la corsa, ma con la gestione della corsa, con la gestione dello spettacolo da un punto di vista televisivo. Perché quello a cui assistiamo quando vediamo 6 vittorie in 7 anni da parte del Team Sky è, in buona sostanza, con piccole variazioni sul tema, un copione fatto e finito. Un copione che mal si presta a quella che appunto in presentazione abbiamo detto essere la corsa più importante dell'anno. Questo solleva, secondo me, una necessità di introspezione per quanto riguarda in generale l'UCI e la gestione di come viene trasmessa una corsa in televisione e di come si può far sì che la corsa venga trasmessa con questi formati che stanno diventando sempre più, diciamo così, usuali negli ultimi anni, cioè quelli della corsa trasmessa dal chilometro zero alla fine, perché questo garantisce ai broadcasters la possibilità di avere tanti slot pubblicitari in cui inserire pubblicità appunto di prodotti. D'altra parte, però, c'è il problema degli investitori, perché se lo spettacolo che viene trasmesso in queste lunghe ore di diretta è uno spettacolo che non è all'altezza, e il fatto che ci sia uno stesso canovaccio che si ripete anno dopo anno rischia di far sì che lo spettacolo di qui a breve non sia più all'altezza appunto del tempo che viene dedicato, c'è un problema appunto di investimenti, perché chi ha da investire oggi, se guardasse una tappa del Tour de France e se guardasse la course che si è svolta 2 settimane fa sul percorso, sulla finale del percorso della tappa di Le Grand Bornand, non avrebbe dubbi su dove andare a mettere e a scommettere i suoi soldi. Perché effettivamente quello della course è stato un prodotto che dal punto di vista televisivo è vendibile e riesce a essere, secondo me, può essere valorizzato molto di più di quanto non lo sia ora. Questo lo dico da quando abbiamo iniziato a fare il podcast, in buona sostanza. Per quanto riguarda invece la corsa che si svolge dietro al trenino della Sky, ma la Sky è per fare un nome, non voglio essere assolutamente critico nei loro confronti, solleva non tanto un problema di competitività, perché se loro possono permettersi di fare queste cose, le facciano, ben venga, questo gli garantisce di vincere 6 tour in 7 anni, ci mancherebbe che non debbano avere il diritto di fare questo, fin tanto che è permesso. Però secondo me urge la necessità di garantire un maggior spettacolo, perché se no di qui a qualche anno io intravedo un pesante declino per la disciplina proprio, una disciplina che sta rialzando la testa, anche se quest'anno il Tour de France in realtà ha avuto dei cali di ascolti abbastanza ingenti. È un discorso che mi trova concorde. D'altra parte, ho difficoltà a pensare ad un'inversione di rotta nei prossimi anni. Non è un caso che sinceramente io abbia sempre preferito le corse d'un giorno rispetto ai grandi giri. Questo l'ho già detto e sottolineato più volte. Io non saprei dire quale può essere la soluzione. Certo è che è necessario invertire la rotta perché quest'anno obiettivamente ci siamo annoiati al Tour de France in una maniera incredibile. Una corsa che a volte risulta essere davvero troppo bloccata, un percorso che probabilmente non è stato nemmeno così all'altezza. Ripeto, io auspico, come ho già detto prima in precedenza e mi dà fastidio anche ripetermi più volte, auspico un aumento dei chilometri a cronometro. Spero che queste cronosquadre potremo vedere sempre meno cronosquadre. Ci vorrebbero delle squadre più equilibrate, probabilmente in generale. Per il resto, sinceramente, non saprei cos'altro dire. È pur vero che nel 2018 abbiamo assistito, come già abbiamo detto in precedenza, al più bel grande giro del nuovo millennio, e quindi magari bisognerebbe studiare il giro del 2018 e vedere cosa poi ha determinato uno spettacolo di tale livello. Probabilmente siamo anche nel campo della casualità.
Sia chiaro, io non chiedo una soluzione, perché una soluzione chiaramente non ce l'ho in mano nemmeno io. Quello che vorrei dal vostro punto di vista è un riscontro meno su questo sentimento, cioè se anche voi avete avuto modo di apprezzare, diciamo così, la possibilità che il fenomeno Tour de France e di conseguenza il fenomeno ciclismo e di conseguenza il fenomeno UCI possa andare in difficoltà da qui a qualche anno per effetto del fatto che manca un sostegno, diciamo così, dal punto di vista dello spettacolo, a quello che è l'apparato televisivo che sta dietro alla cosa. Sì, ma il problema è la soluzione. A parte il fatto che è un discorso che secondo me non è relativo soltanto al Tour de France, cioè se lo vogliamo analizzare in questa sede come relativo al Tour de France è pertinente, però anche la Vuelta con numero imprecisato di traguardi, come si dice, monopuerto, non è che sia Muritos il li chiamano, massimo. Muritos. Le rampe, ma non è il massimo del divertimento a fine anno con tanta gente che non ha più benzina. Seconde linee quasi obbligate a dare spettacolo, cioè prestazioni che è difficile contestualizzare, cioè non è il massimo del divertimento. E io ricordo che anche io ricordo innanzitutto un'espressione che ha grande credibilità, io ricordo poco, direi, però voglio dire, ci sono state edizioni anche del Giro d'Italia che sono state estremamente soporifere perché mal disegnate per un discorso di competitività generale. Quindi, peraltro, il tour che conosce questo dominio Sky viene da una storia di dominio più esposta, poi Discovery Channel. Quindi, mi sembra un copione che si è già visto, anche se quel copione poi è stato assolutamente cestinato perché illecito, mentre gli Sky, fino a prova contraria, sono una squadra di gente assolutamente pulita che va fortissima. Cioè, questa cosa precisiamola perché sai che in Chronicles non vuole fare valutazioni di questo tipo bieco, ecco, bene precisato. Si parla di doping, però non è che si butta la croce addosso a nessuno, assolutamente, ci mancherebbe, ma neanche tra le righe, cioè intendo dire proprio, c'è cioè, questa diversità, cioè quel copione è stato cestinato, quest'altro è ancora in piedi, speriamo che lo resti, speriamo che abbiano veramente la pozione magica che li rende così forti. Le soluzioni quali sono? Posto che il problema, secondo me, è un problema generale, magari la caratterizzazione dei grandi giri che fisiologicamente implicano questo blocco, blocco di cui peraltro abbiamo parlato anche con riferimento alle corse di un giorno, ad esempio. Quindi voglio dire, cerchiamo di comprendere prima quanto è esteso il discorso rispetto al Tour de France. Detto questo, andiamo ad analizzare le soluzioni. Ho sentito parlare, tra le altre cose, anche di esempio, fair play finanziario è una cosa che non mi trovo molto d'accordo, cioè, nel senso, secondo me non va limitata a Sky, vanno fatti crescere gli altri. Occorre trovare gli investimenti per aumentare la competitività generale. Perché io immagino un giorno in cui la Sky non ci sarà più e noi magari ci annoieremo lo stesso. E allora magari dirò che il problema è nostro, perché non abbiamo saputo affrontare la questione con una certa oculatezza. Quindi è eccellente questo tuo spunto, perché che ci sia un problema al tour è innegabile. Io prima ti ho fatto dell'ironia, non è stato il massimo del divertimento. Poi, Giacomo, permettimi di dire una cosa: non è stato il massimo del divertimento, non vuol dire che il livello è stato basso. Teniamo distinte queste due cose. Attenzione, perché abbiamo fatto prima il discorso sulla doppietta, che è una rarità storica, come ho detto, quest'anno abbiamo assistito a due doppiette di podi, quindi vuol dire si è visto anche qualcosa di bello, però effettivamente c'è il problema che tu dici. È un problema che va. La soluzione di questo problema va veramente pensata. Va veramente pensata. Far crescere gli investimenti sugli altri team, secondo me, potrebbe essere la strada da seguire. Certo, vai a trovare il modo perché è veramente complesso. Bene, con queste considerazioni in generale sul Tour de France siamo arrivati ai saluti. Prima, chiaramente vi ricordo che potete contattarci sulla nostra mail che è cyclingchronicles.podcast@gmail.com, sulla nostra pagina Twitter che è c_podcast e su Facebook alla pagina di Cycling Chronicles. Ora, siccome Vincenzo prima ha nominato un certo giovanotto belga che ha firmato con la Quick Step, stracciando il suo pre-contratto con la squadra di Axel Merckx, sbagliare sto cognome quando si parla di ciclismo, vabbè, la Hagen-Wermanns, stracciando il precontratto e passando direttamente tra i professionisti, chiaramente stiamo riferendoci a Remco Evenepoel, io vi chiedo questa volta, prima a Primo e poi a Vincenzo, se l'anno prossimo Remco Evenepoel vincerà una gara tra i professionisti o meno. Primo?
Io mi accontento di vederlo in gruppo l'anno prossimo. Mi accontento di vederlo in gruppo anche tra 10 anni. Ma dammi una risposta, dai. Ma Vince o non vince l'anno prossimo? io temo di sì. Ok. Vincenzo? Io credo di no, invece. Io questa volta non sono d'accordo con te, Vincenzo. Vado con Primo e dico che già dall'anno prossimo, secondo me, riuscirà a vincere una gara. Temo di sì. Bene, con questo siamo ai saluti, veramente. A me non resta che ringraziare e salutare Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo. Ciao Primo, grazie della chiacchierata. Ciao ragazzi, grazie a voi, grazie a tutti. E il neo ideatore di Cooking Chronicles, che pare che da settimana prossima debba prendere il posto di questo podcast, Vincenzo delle Donne, il dottor Von den Frauen. Ciao Vincenzo, grazie della chiacchierata. Ciao capo, ciao primo, ciao a tutti. Anche da parte mia un saluto e un grazie a quanti ci hanno ascoltato e chiaramente ci sentiamo prestissimo, cioè già da settimana prossima. A presto, ciao ciao!